Dagli stadi inglesi alla nazionale italiana, passando per le ovazioni del San Paolo di Napoli, Andrea Dossena ha raccontato a Zona Calcio le tappe principali della sua carriera che da poche settimane lo ha portato a vestire la maglia del Piacenza. Determinante per il suo approdo in biancorosso, capitan Matteassi, che conosceva dai tempi del Verona. Di mister Franzini dice: è molto carismatico, l'allenatore che finora ha apprezzato di più è... Ho appreso di più perché si abbina più al mio tipo di calcio, a quello che a me piace, a quello che cercherei di fare, e ho cercato di apprendere, e lo sento ancora tuttora, è Pasquale Marino, che è l'allenatore del Frosinone attuale, che a Udine, è stata la mia annata migliore, però lui ha sempre cercato, arrivava da Foggia, da Catania, dove ha sempre cercato di fare un calcio offensivo, dove giocare sempre palla a terra, dove secondo me nei movimenti davanti, creare gli spazi, andare a stimolare le punte, l'ho sempre apprezzato molto. Anche all'epoca Malesani, anche se quell'anno lì magari poi con una grandissima squadra siamo retrocessi. Durante la trasmissione è intervenuto telefonicamente il presidente del Pro Piacenza Alberto Burzoni, che si è detto soddisfatto per il gioco mostrato dalla sua squadra e rammaricato per l'assenza di tifosi allo stadio. Burzoni ha elogiato il tifo biancorosso, complimenti letti dagli opinionisti in studio come un possibile avvicinamento tra le due società. Al telefono è intervenuto anche il presidente del Fiorenzuola Luigi Pinalli, che si è detto fiducioso per la salvezza dei rossoneri. Allo spazio rotative con la conduttrice Nicoletta Marenghi e gli opinionisti Corrado Todeschi, Paolo Gentilotti, Marco Villaggio e Marcello Tassi, era presente anche una delegazione del Niviano guidata dal DS Filippo Scabini e una delegazione della BME La Torrina per il calcio amatori WISP. Le repliche andranno in onda domani alle 10.30, giovedì alle 21.45 e venerdì alle 9.30.